Good. Ok, sì, oggi mi tocca lavare tutti i pantaloncini. Che si è rotta la lavatrice! No! Sì, si è rotta la lavatrice, ora ne stanno portando una nuova. Ma io ho finito i pantaloncini. Quindi mi tocca lavarli oggi. Nel frattempo che lavo questi pantaloncini a mano, risponderò a una domanda che mi viene fatta spessissimo. Che mi viene fatta sempre. Che io già ho risposto in un video su TikTok, però oggi risponderò anche qui su YouTube, così non me la fate più questa domanda. È una domanda che non c'entra con la Muay Thai, ma bensì c'entra sulla mia vita personale. Spesso infatti mi viene chiesto come ho fatto a trovare questa palestra in cui sono, come la prima volta che sono partito per la Thailandia sono riuscito a trovare questa palestra e a venire proprio qui, come ho raggiunto questa splendida palestra con tutti i comfort immaginabili. E oggi ve lo racconto mentre lavoro le robe a mano. Mi tocca lavarle a mano oggi. Ma prima di raccontarvi ogni singolo momento, mio primo viaggio qua in Thailandia, è giusto che parliamo del nostro angolo pubblicità. Angolo pubblicità. Però, visto che ormai il mio angolo pubblicità lo conoscete, chiamiamo direttamente il titolare dell'agenzia Lombardo. Perché io non mi so spiegare, almeno questa volta proveremo a farvi spiegare direttamente da lui di cosa si tratta questa agenzia Lombardo, di che cosa si occupa questa agenzia. Ora lo chiamiamo in live direttamente, così, senza che lui è più affidabile di me. Che ore sono in Italia? Aspetta, qua sono le 14:20, quindi in Italia saranno le 8 di mattina. Ah, vediamo se risponde, allora gli proviamo a chiamare. Allora ce lo spiegare direttamente da lui. Cosa? Mirko! Che stai facendo? Che stai facendo? No, Luca! Luca, non fare video, sono a letto io ancora. E allora ti chiamo fra 10 minuti e devi spiegarmi un po' tutto. No, dopo. Vabbè, allora ciao. A few moments later. Com'è? Ciao Luca, buongiorno, facendo? Come va? Vedi che qui tutti quanti vogliono sapere nel dettaglio che cosa fa l'agenzia Lombardo, di cosa si occupa. Quindi diglielo tu che sei più affidabile di me, sei più professionale. Che io qua sto sempre a giocare. Fondami tutto quello che vuoi. Vogliono sapere cosa facciamo. Beh, allora, cosa facciamo? In realtà è molto semplice. Noi ci occupiamo di luce e di gas, ovvero di ottimizzazione dei costi, poi di tutte le pratiche accessorie, per cui attivazioni, volture, pose di contatore e per ultimo, ma non per minor importanza, supporto per qualsiasi cosa, per cui tutti i nostri clienti non parlano con i call center, ma parlano direttamente con noi. Guarda, giusto adesso stavo per mandare simulazione ad un cliente che
mi hanno preparato dall'ufficio. E ti faccio vedere, guarda. Ecco qua, vedi, questo cliente ci ha mandato la fattura di gennaio per un importo totale di 146 euro. A seguito della nostra analisi è emerso che a gennaio in realtà avrebbe potuto pagare 62. Per cui se qualcuno dovesse essere interessato, il nostro sito sul modulo contatti è sufficiente lasciare i propri dati, è gratuito, non costa nulla. Quindi agenzialombardo.it. Perfetto! Tanta roba, ragazzi. Ok, va bene Mirko, grazie, ciao, voglio bene. Ok, adesso che proprio il titolare vi ha spiegato tutto, non avete più scusa. Se la volete contattare, vi lascio il link qua sotto. Ciao! Se vuoi risparmiare su luce e gas, contatta l'agenzia Lombardo. Un nome e una garanzia. E finalmente possiamo iniziare a lavare i vestiti e a raccontarvi come io per la prima volta sono arrivato in questa palestra. Facciamo partire la sigla, ma prima di tutto devo ringraziare a Mattia Tonelli e a Michele Maio, che si sono abbonati anche loro nel mio canale YouTube. Stiamo crescendo sempre di più, quindi grazie mille ragazzi, vi voglio bene e andiamo col video. Ok, ci siamo ragazzi, finalmente possiamo iniziare questo video, che è diverso dal solito perché questa volta vi racconterò una storia mia personale. Vi racconterò infatti come ho fatto raggiungere questa palestra per la prima volta, quando sono venuto qua in Thailandia per la prima volta. E vi assicuro che io ero molto più scettico di voi sul venire in Thailandia, ero molto più ignorante di quanto si possa essere oggi con tutta la tecnologia che abbiamo. E non sapevo né parlare inglese, né parlare thailandese, né manco parlare italiano a momenti. Ancora tuttora ho difficoltà a parlare italiano perché la mia lingua madre, ragazzi, è il siciliano e mi piace. Quindi non avevo neanche tutti questi soldi, non sono ricco di famiglia, però avevo un solo e unico obiettivo: quello di crescere e fare nuove esperienze. Perché già da 2 anni in Italia mi allenavo di kickboxing. Infatti ho iniziato la mia carriera sportiva giù in Sicilia, nella palestra di Matteo Sciacca, la Pitbull Gym. Lì ho iniziato a allenarmi a ben 19 anni. I ragazzi, io ho iniziato a fare kickboxing e Muay Thai a 19 anni. Abbastanza tardi per la media che c'è dei combattenti di alto livello. Però una volta che ho iniziato a dedicarmi a questa attività non ho più smesso. Quando ero più piccolo ho fatto box, karate, judo. Le ho provate un po' tutte. Però vivendo in un paese piccolino, per la fine le palestre chiudevano tutte quante. Fino a quando è arrivato Matteo, ha aperto la sua palestra a Francavilla. Io ho saputo che faceva combattere i ragazzi. E fino a quando non sapevo questa cosa non mi ero neanche iscritto. Appena ho saputo che lui portava i ragazzi a combattere, per me ragazzi è stata una manna dal cielo. Io ho detto no, voglio combattere anch'io. La prima cosa che ho fatto, sono andato in palestra, mi sono iscritto e gli ho detto al mio maestro: maestro, io voglio combattere. Lui, boom, dopo una bella scoccia di collo mi ha detto: te lo dirò io quando è il momento che tu potrai combattere. Intanto allenati. E così ho fatto. Sono allenato per ben 6 mesi. Dopo 6 mesi ho fatto il mio primo match dilettantistico. Aspetta, nel frattempo devo pure un poco. Ho vinto il combattimento. Ho finito di fare questo combattimento, poi ne ho fatti un'altra decina, non lo so. Comunque ho combattuto non stop dopo il primo. Da quando, dopo 2 anni, ho avuto la prima proposta e ho fatto il mio primo match professionistico. Ora qua restringiamo perché non stiamo parlando della mia carriera sportiva. Quello a cui voglio arrivare è il momento in cui sono partito per la Thailandia. Magari per la carriera sportiva vi farò un altro video, perché sennò qua non finisce più. Dopo il mio primo match professionistico che ho fatto in Romania, io 0 match professionistici, il mio avversario già ne aveva una quarantina, quindi era molto squilibrato il combattimento. Ragazzi, ho preso un bel po' di botte, ho preso 2 cazzotti il primo round che ancora ve li ricordo oggi. Dopo questo combattimento io ho capito che se volevo diventare un professionista vero e proprio, dovevo fare qualcosa di diverso, perché avevo visto la differenza che c'era tra i dilettanti e i professionisti. Che nonostante io da dilettante avessi vinto tantissimi match, alcuni anche molto semplici, quando mi sono trovato un avversario professionista davanti, ragazzi, è stata veramente dura. Avevo le gambe tutte nere per tutti i calci che ho dato. Io ho detto: ma io come devo fare ogni match a finire il combattimento con le gambe nere? E per questo ho deciso di informarmi. Sono andato su internet e ho iniziato a cercare. Qual è il miglior posto al mondo per allenarsi? Inizialmente le prime 2 scelte erano Muay Thai, Thailandia,
kickboxing, che era quello che facevo io, l'Olanda. Però poi andando a cercare più in fondo e andando a controllare là su Google, ancora erano i primi periodi di internet, perché ragazzi stiamo parlando di 10 anni fa. Io ora ho 30 anni, là potevo avere 20 anni, 21, quindi ragazzi sono 10 anni fa. Internet non era quello di oggi. E io ho iniziato a informarmi e ho visto che i miglior posti erano o la Thailandia oppure l'Olanda. Messi a confronto però, l'Olanda è molto più costosa rispetto alla Thailandia. Io a quei tempi, ragazzi, facevo il barman, bravo, per guadagnavo 50 euro al giorno in nero addirittura. Era un periodo estivo, più i combattimenti riuscivo ad arrotondare, cioè non è che guadagnavo tantissimo, non potevo permettermi di spendere troppi soldi. Spendere migliaia di euro per stare qualche settimana in Olanda, a questo punto ho detto me la rischio, sto più tempo, spendo gli stessi soldi, però almeno me ne vado in Thailandia e sto molto più tempo e magari faccio più esperienze. E così ho fatto. Sono iniziato a informare sulla Thailandia e ho iniziato a cercare. Quali sono le migliori palestre della Thailandia? E lì è iniziata la selezione. Perché oggi magari probabilmente se cerchi questo su Google vincono le palestre più famose, quelle che pubblicizzano di più la palestra. Quindi a questo punto non so fino a che punto è vero che sono le migliori palestre. Però ai tempi io ho trovato una guida che elencava tutte le palestre e spiegava tutte le tipologie di palestre in base a dove si trovavano. Il riassunto di tutto è che le migliori palestre, secondo questo blog, erano a Bangkok. Quindi ho già scartato tutte le altre palestre e ho iniziato a cercare quali sono le migliori palestre di Bangkok. Le ho cercate tutte, mi è uscita una lista gigantesca di palestre. Una per una le ho cercate tutte quante. Il mio obiettivo era trovare una palestra che mi desse vitto, alloggio e allenamento. Che però l'allenamento era quello che dicevo, io volevo un allenamento tipico thailandese, volevo un qualcosa proprio di tradizionale. Mi avevano consigliato delle palestre quando ero in Italia, però le palestre che mi hanno consigliato quando ero in Italia erano delle palestre o gestite dagli italiani o proprio palestre italiane fatte in Thailandia. Io ragazzi ho pensato nella mia testa, ma io parto dall'Italia per andarmene in Thailandia ad allenarmi in una palestra italiana. Sarei un po' scemotto. Per questo motivo ho scelto di trovarmela io una palestra, come volevo io. E le ho messe a cercare una per una. Fino a quando ho trovato questa qui. Ragazzi, io le ho cercate tutte qui. Però, quando ho trovato questa, non lo so, mi è iniziato a battere forte il cuore. Io non avevo nessuna esperienza di Muay Thai, non avevo nessuna cultura di Muay Thai, quindi io non conoscevo nessun combattente, non conoscevo nessuno. Visto questa palestra, me la sono andata a cercare su YouTube, come a tutte le altre. Questa palestra, ragazzi, non ho trovato niente. L'unica cosa che ho trovato è stata dei combattimenti di Anuat, che era il campione della palestra, che già quelli là ho detto, è fortissimo questo. Poi ho trovato un video di un turista, che questo qua girava alcune palestre di Bangkok, un inglese, e faceva un giorno in questa palestra, un giorno in questa palestra, e una volta è venuto anche in questa palestra, e ha scritto un giorno alla Kesamit Gym. Mi sono visto questo video, che erano 3 video da 20 minuti, e faceva vedere tutto l'allenamento che facevano in un giorno. Cioè, molto sintetizzato, però comunque si capiva bene come era strutturato. Quando io, ragazzi, ho visto questo video in cui si picchiavano praticamente sempre, ho detto no, ma io devo andare per forza in questa palestra. Figuratevi che ancora non si allenavano neanche qui dove ci alleniamo noi. Si allenavano nella palestra di dietro. Se tu hai visto il video in cui io vi faccio vedere tutta la palestra, che l'ho pubblicato tempo fa, sempre qua sul mio canale YouTube, probabilmente già lo sai che dietro c'è la palestra, quella là originale, la prima. Però vattelo a vedere, te lo lascio qua sopra in descrizione. Comunque, avendo visto questo video, io mi sono convinto al 100% e volevo venire qui. Zero contatti. Avevano un sito internet che ancora tuttora hanno, inutilizzabile. Social non ce n'erano, c'era soltanto Facebook e avevano una pagina Facebook che però neanche utilizzavano. Io l'unica cosa che ho potuto fare è stato mandargli un messaggio su Facebook. Gli ho scritto un messaggio tutto con Google Translate perché io non sapevo parlare inglese. Gli ho scritto che volevo venire a allenarmi, quanto tempo volevo stare, che era la prima volta. Gli ho raccontato tutti i cazzi miei in poche parole.
Loro mi hanno risposto semplicemente: ok, dopo 10 giorni che io gli ho mandato il messaggio mi hanno risposto. Quindi io sono stato una settimana che ancora continuavo a cercare palestre perché questi non mi avevano risposto. Dopo 10 giorni mi rispondono con scritto: ok, mandami il biglietto aereo. E l'unica cosa che volevano loro, perché poi ho capito che neanche loro parlavano bene inglese, non erano molto social, avere conferma che io venivo davvero. Ragazzi, io sapete cosa ho fatto? Senza avere nessuna garanzia, senza avere nulla, ho preso i soldi che mi ero raccolto quell'estate, perché io, ragazzi, volevo partire. Quindi io tutti i soldi che prendevo me li mettevo tutti da parte. Ho preso i soldi, sono andato in un'agenzia di viaggio e mi sono comprato biglietto aereo e assicurazione per 2 mesi. Assicurazione perché me l'aveva consigliato quello dell'agenzia e io l'ho ascoltato. Mi sono comprato biglietto aereo e assicurazione. Ciao Enzo, torno a casa. Vado da mio padre e gli dico: papà, parto per la Thailandia. Sì, papà. Non ci credeva assolutamente, fino a quando gli è uscito il biglietto aereo e gliel'ho messo davanti. Mio padre è diventato bianco in faccia, ha detto: Luca, ma sei pazzo che vai in Thailandia per 2 mesi? Perché io poi avevo comprato il massimo che potevo stare, ho acquistato, perché io potevo stare 60 giorni col visto. Io proprio il massimo di quanto potevo stare, proprio, anzi addirittura ho anche sbagliato i calcoli, sono stato 2 giorni in più e ho pagato la multa, mi hanno messo pure il timbro rosso sul passaporto, perché io avevo calcolato 2 mesi, non 60 giorni, quindi sono stato io 62 giorni il primo anno. Che anche per lui era una pazzia quello che stavo facendo. Però io ormai avevo deciso, volevo andare, quindi ho preso questo biglietto aereo, gliel'ho mandato alla palestra, non mi hanno più risposto. Quindi voi immaginate, io per una settimana neanche ho dormito per l'ansia. Dopo una settimana mi rispondono e mi dicono: ok, see you exit number 3 o numero 6, non mi ricordo. Comunque ci vediamo all'uscita dell'aeroporto. Questa è l'unica cosa che loro mi hanno detto. E io gli ho risposto: ok, ci vediamo all'uscita numero 3. Che cosa potrebbe mai succedere di così grave? Fatto sta che io sarà passato quel mesetto, io sono partito, sono arrivato fino a Bangkok, ho fatto lo scalo, è stato tutto bellissimo, per me tutto nuovissimo. Arrivo a Bangkok. A Bangkok loro mi aspettavano all'uscita numero 3 quando l'aereo è atterrato. Però se l'aereo è atterrato, che ne so, alle 7:30 di pomeriggio... Io era la prima volta che ero all'aeroporto di Bangkok. Voi immaginate quanto tempo io ho perso soltanto per fare il controllo passaporto e per cercare il bagaglio. Che ragazzi, io non ero mai uscito dall'Italia. Era il mio primo viaggio da solo. Mi sono trovato nell'aeroporto di Bangkok, che era enorme. Io non sapevo neanche dov'era il mio bagaglio. Non sapevo neanche come lo dovevo cercare. Non sapevo neanche come chiedere aiuto. Quindi che cosa è successo? Trovo il bagaglio, qualcuno mi aiuta, riesco anche a trovare questa uscita numero 6. Però quando io arrivo là all'uscita numero 6, già era passata un'ora, un'ora e mezza, quindi non c'era più nessuno ad aspettarmi. Io vedevo che c'erano tanti bigliettini di tutti i tassisti con tutti i nomi scritti in thailandese, in cinese, però nessuno ha scritto il mio nome. E quindi io ho detto: ma dove devo andare? Dove devo andare? Io ero talmente ancora ignorante che non sapevo neanche collegarmi al wifi dell'aeroporto. Proprio ero senza internet, senza telefono, non sapevo parlare inglese, non sapevo dove dovevo andare, ero proprio completamente disperso. A un certo punto inizio a chiedere aiuto a tutti quanti, a chi mi passava vicino dicevo: help, 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 help. Ricordo che la prima persona che mi ha aiutato era un signore molto elegante, vestito, aveva un vestito, un signorotto sui 50 anni, una brava persona. E la cosa che mi è rimasta impressa è che aveva le unghie lunghe, quindi era in vestito elegante però con le unghie lunghe. Mi ricordo che questa cosa mi è rimasta molto impressa e io gli facevo: help, please, help, non so dove andare. Per fortuna avevo screenshottato immagine la pagina Facebook della palestra, no? Quindi lui col suo cellulare, anzi neanche col cellulare, proprio col computer, là siamo andati a chiedere aiuto a delle persone in un computer. Comunque siamo riusciti a trovare la palestra e è riuscito a trovare un numero di telefono. Dopo aver trovato questo numero di telefono, contatta la palestra, già era sera io mi ricordo, contatta la palestra e iniziano a parlare. Iniziano a parlare in thailandese, io là ad aspettare. A un certo punto mi fa: va bene, siediti qua e aspetta che arriverà qualcuno. Io prendo la valigia, la metto là in mezzo all'aeroporto, in mezzo a tutti i thailandesi, mi siedo e aspetto. Ho aspettato più di 40 minuti. Ma dopo questi 40 minuti, all'improvviso, vedo un signorotto
con un foglio e nel foglio c'è scritto Mister Luca. Sì! Quando ho visto questo foglio con scritto Mister Luca, mi si sono brillati gli occhi. Ero la persona più felice del mondo. Ho detto, sono io Mister Luca. Lui mi fa vedere una fotografia del mio Facebook. Ma la fotografia vecchia, mi fa, ma sei tu questo? Ho detto, sì, sono io, qualche anno fa. Ma sì, sono io, Alla fine tutto contento, mi prende. Salgo sul taxi e mi porta qua in palestra. Abbiamo fatto più di 40 minuti di strada dal taxi. Io ero stanco morto dopo tutto quel viaggio. Sono arrivato qui, ragazzi, un trauma. Io sono arrivato qui di sera, quindi sono entrato già in palestra che era buio. Una puzza, ragazzi, di sudore. La prima volta che entri in una palestra thailandese dopo che finisco un allenamento, senti questo odore di allenamento, questo odore che la palestra è vissuta. E io l'ho sentito tutto in pieno. Ho detto, mamma mia, come sono combinati questi qua? Mi hanno inserito dentro una stanza, io ero circondato da thailandesi che non parlavano inglese, che poi erano tutti i miei maestri, che però io non conoscevo nessuno. La signora, madame, che gestiva tutto, e cercavamo di contrattare, no? Io, ragazzi, volevo la stanza col ventilatore, perché era quella che costava di meno. Io, come vi ho detto, non avevo tanti soldi, quindi cercavo di risparmiare. Lei mi fa, vedi che io la stanza col ventilatore non ne ho più perché sono tutte piene, ti posso dare quella con l'aria condizionata? Ho detto, sì, ma è troppo costosa per me, gli dicevo. Mi fa, vabbè, allora te ne do un'altra col ventilatore. Ragazzi, mi ha portato in una stanza che dopo ve la faccio vedere. Orribile, orribile. C'erano l'armadio, tutte le ante dell'armadio rotto. Una finestra sporchissima, chiusa, e un ventilatore con tutta le ragnatele. Perché era una stanza che utilizzavano i thailandesi, ma che già era utilizzata da tanto tempo, no? Poi immaginate, 10 anni fa, io ho detto, no, io in questa stanza non posso stare. Mi hanno portato in una stanzetta qua con l'aria condizionata, piccolina, che era molto molto semplice. Però in confronto a quella che mi avevano fatto vedere la prima volta, ragazzi, era oro. Quindi subito io ho detto sì, lei mi fa, va bene, mi ha fatto pure un piccolo sconto perché io volevo il ventilatore e non c'era. Quindi io mi sono messo in quella stanzetta, ragazzi, per tutta la notte io non ho dormito. Ho avuto un'ansia enorme, ma perché era piccola la stanza, io pensavo, ma ragazzi, ma ho fatto una cavolata forse, sono venuto fino a qua, cioè io per me era la prima volta che uscivo, quindi era tutto molto strano, era tutto troppo esagerato. Vedete cosa mi ricordo? Che sento dei passi fuori. Ho sentito questi passi, sono uscito e ho incontrato una ragazza. Fa, no, non ti preoccupare, domani andiamo a correre insieme, ti porto io a correre, stai tranquillo, ci vediamo lì alle 6 di mattina. Cioè, comunque mi ha tranquillizzato un po'. Ok, sono tornato nella mia camera, non ho dormito. Alle 5 e mezza di mattina io ero qua davanti ad aspettare. Oppure la foto che ho pubblicato su Instagram e ora ve la metto. Ero in ansia totale. Con la ragazza abbiamo fatto un giretto piccolo di corsa. Siamo tornati qua in palestra. Nel momento in cui ho iniziato l'allenamento, mi sono reso conto che ero nel posto più bello del mondo. Tutta la mia ansia era sparita. E nonostante l'aspetto di com'era la palestra, del fatto che io ero arrivato di notte, nel momento in cui mi sono iniziato ad allenare, mi sono sentito proprio a casa, perché vedevo che i ragazzi si prendevano cura di me, mi curavano ogni piccolo dettaglio, e poi vedevo ragazzini di 13 anni che colpivano veramente forte, erano veramente forti in confronto a quello che avevo visto fino a quel momento. Tutti i ragazzi della palestra sono diventati una fonte di ispirazione. Io cercavo, il mio obiettivo nella mia testa era riuscire a diventare come loro, come quei ragazzi che si allenavano e davano 50, 100 calci e non erano mai stanchi, iniziavano a saltare la corda e per 30 minuti non si fermavano mai. Io li vedevo come dei supereroi, ho detto no, ma io devo diventare in questo modo. E mi sono allenato per ben 2 mesi in questa palestra. In realtà dovevo fare un mese qua e un mese in un'altra palestra. Ho provato a cambiare palestra, però poi non mi sono trovato più bene in una palestra turistica e sono ritornato qui. E dopo 2 mesi ho fatto il mio primo combattimento al Max Muay Thai e l'ho vinto! Sì! Con questa vittoria poi mi hanno conquistato totalmente. E quando sono tornato in Italia, l'unico mio obiettivo era tornare qua in Thailandia. Quindi lavoravo per guadagnare soldi. E una volta che avevo i soldi tornavo qua in Thailandia. E niente, questa è la storia del mio primo viaggio. Va bene, sì, fatemi sapere se vi è interessata la storia. Magari posso essere d'aiuto a qualcuno che per la prima volta vuole provare a fare qualcosa di nuovo,
che magari ha un po' di ansia, io ti consiglio di provare. Non si sa mai. Alla fine le cose vanno come devono andare. Ora non costa nulla. Grazie nuovamente a tutti gli abbonati al canale. Ti ringrazio a te che hai guardato questo video fino alla fine. Fammi sapere la tua opinione nei commenti. Raccontami anche la tua di prima esperienza. E niente, per adesso dalla Thailandia è tutto. Alla prossima. Mare, perché mi sono messo a parlare, alla fine neanche le ho lavate le robe. Quindi mi devo mettere ora a lavare bene bene. E si laviamo tutto. Mamma, quella che mamma! Mamma! Mi serve qualcuno che mi lava le robe! Che faccio?